Questa mattina vi comunico che anche oggi respiro e mi pare anche abbastanza bene. Quindi questo è il mio saluto. Veniamo all'argomento. Sui giornali è apparso che la Cassa Centrale Europea, per mezzo del suo direttore generale Draghi, dà i soldi a tasso zero. Poi quei soliti termini inglesi, feedback, no feedback, tutte queste cose che non fanno capire niente. Allora, quando sono uscito di casa, ho incontrato alcuni signori, parlando, ho detto, ma è tasso zero, cos'è lo? Tasso zero, che non che tasso, ma che tasso? Non so mica che tasso, il dottor, tasso zero, non so, ma lo sai o non lo sai? Ma a dire la verità, guardi, dottore, l'ho letto sul giornale, ma io non ho capito niente. Allora, sono arrivato davanti a una banca, sono entrato, ho chiesto parere e mi sono stati dati sì, tasso zero, ma insomma non ho capito bene. Allora sono andato da un mio giovane tecnico, dallo Stefano Brancaccio, e ho detto, senti Stefano, adesso te mi spieghi tutta la questione di questo tasso zero. E sono andato a lezione, mi sono seduto da una parte e dall'altra c'era il professore e io c'era uno che ogni tanto interrompeva il professore. E io fermo perché non ho capito. Torniamo da capo. Allora la cosa ve la traduco come l'ho capita io e vediamo se sono riuscito a capirla bene e se sono capace di esprimere. Allora, la Banca Centrale Europea ha deciso che insomma l'economia deve partire, che le industrie devono investire e tutte queste frasi che conosciamo tutti molto bene. Allora ha deciso che darà dei soldi alle banche senza nessun interesse, praticamente glieli regala, ad una condizione, che questi soldi che vengono regalati alle banche poi vengano investiti in altre cose, cioè vengano investiti in prestiti a artigiani, imprenditori, a coloro i quali migliorano le loro aziende e vengono in questa maniera a produrre di più. Io a dire la verità sono rimasto così perché io pensavo che sto zero di interesse ne servisse anche sui conti correnti, dico adesso sui miei risparmi, anziché prendere e pagare, ricevere il 2%, riceverò il 2,5% in più perché se la banca non paga interessi, allora ne avrò un vantaggio. No, non è così. Perché il mio concetto di libretto a risparmio e che in generale, quando tu incontri la persona, com'era? Ma abbastanza bene. Com'era? Ho messo soldi a risparmio. O se parlavi con qualche persona anziana, lei aveva il libretto alla posta o il libretto a risparmio, perché lei era il libretto. Allora, questo libretto nella realtà è sono soldi che noi diamo alle banche, ma glieli diamo in prestito. Sono dei prestiti che noi cittadini facciamo. Noi diamo alla banca dei soldi che poi la banca può utilizzare, si spera, in maniera corretta e non come è successo da altre parti, e questi soldi vengono poi adoperati per, abbiamo detto adesso, prestarli ad altri. A noi in questa operazione, anziché avere una diminuzione, noi avere una diminuzione, un aumento del tasso di interesse, cioè i soldi che la banca ci dà a noi, diminuisce anche a questi. Perché se io adesso in banca prendo il 2%, la banca non mi dà più il 2%, mi darà lo 0,50 in meno. Perché il fatto che la banca centrale abbia deciso che si devono dare a soldi zero per poter dare agli altri, la banca fa la stessa operazione, dice io prendo i soldi da voi, però vi do meno, perché in questa maniera posso utilizzare i soldi e darli ad altri a un tasso inferiore. Allora, mi sono fermato un momento e ho detto, qua insomma non riuscivo a capire questa storia che io dessi dei soldi alla banca e la banca mi desse meno interesse. Dopo, piano piano, Stefano Brancaccio è riuscito a farmi capire, perché io nella mia cognizione economica
avevo la convinzione che questi libretti di risparmio fossero non un prestito, ma che fossero dei soldi che venivano garantiti. Il fatto che fosse un prestito comporta anche un rischio, perché se per caso la banca la vada al culo per aria, io ho fatto un prestito alla banca e la banca, insomma, che sia che no, che l'avevi dato di ritorno. Allora, in questo discorso è emerso un altro concetto che mi è interessato. Ma dico, senti un po' Stefano, è l'inflazione, che cos'è sta inflazione? Ah, ma dice, guarda, devi fare un salto e sapere cosa vuol dire. Flazione è un termine che viene dall'aeronautica. Quando un aereo atterra, c'è un termine inglese, naturalmente, perché italiano non può essere, che è flare, cioè proprio l'aereo deflette, diminuisce di quota e va giù. Quindi questa è la flazione. Un aereo va in flazione, non in inflazione, ma flaziona, quando atterra. E da qui è arrivato il termine inflazione. Inflazione, io sono sempre stato convinto che fosse un termine deleterio. Invece non è così. E facciamo l'esempio. Una fabbrica ha 100 operai e fa 100 macchine di tipo X. Allora, se da 100 riesce a farne 200 con lo stesso numero di operai, 100, 100, 100, 200, 300, sempre con 100 di operai, con le stesse spese, gli stessi macchinari, il prezzo non aumenta. Ma se per fare i 200 pezzi sono necessari più operai, più investimento, più debito nei confronti della banca perché ti presta i soldi per poter comprare le attrezzature, la cosa cambia. Il prezzo di quel apparecchio non sarà più X, ma sarà X più le spese che sono a carico dell'azienda per aver dovuto aumentare il personale, per aver dovuto fare degli prestiti bancari, per poter comprare le attrezzature. Quindi l'inflazione, che secondo il sottoscritto era un termine deleterio, l'inflazione, se è dentro certi termini e non supera il 2%, è positiva e non negativa. Così mi è stato detto. Però se uno ci pensa sopra, non è proprio sbagliata, perché se io riesco a produrre con tutto quello che ho senza cambiarlo, effettivamente posso aumentare il numero di pezzi, posso produrre di più, ma se per produrre di più devo investire, devo aumentare il personale, devo ampliare anche lo stabilimento, questo ha dei costi che indubbiamente bisogna che dall'azienda vengano portati su il corpo. Questo che cosa porta a beneficio? Perché? Perché vuol dire che producendo più pezzi la gente compra di più e quindi il mercato gira, eccetera. Allora, deflazione, ma dico scusa Stefano, è la deflazione, cos'è? A me parte dunque casca per terra. La deflazione è il fenomeno contrario, cioè una ditta a 100 operai produce 100 pezzi, nel momento in cui i 100 pezzi non riesce più a venderli al prezzo X, incomincerà a venderli al prezzo X meno qualche cosa. Non riesce ancora, X meno. Ora, se il meno è, diciamo, minimo, la cosa può essere, ma se questa diminuzione diventa forte, si va in deflazione. E la deflazione è pericolosa perché producendo meno pezzi si corre il rischio che l'azienda debba diminuire operai, e diminuendo operai diminuisce la capacità di acquisto delle persone. Perché è emerso un concetto molto importante, che adesso ve lo voglio dire. Quando a casa Tavanini si devono pagare le tasse, e insomma, non è che le si paghi molto volentieri, si paga molto volentieri per due ragioni, questo credo di averlo già detto. Per una parte perché mi scoccia veramente dare i soldi a certi politici e pagare certe pensioni e giù di questo passo, auto blu, con tutto quello che segue, inutile quello dica, perché se mi incazzo io sono sicuro che mi incazzate io. E una parte invece è ragionevole. Ma la cosa che è più ragionevole, e l'ho detta a mia moglie un giorno, gli ho detto, cara Lucia,
E cari signori che non volete che ci siano tutti questi dipendenti pubblici, che bisogna diminuire i dipendenti pubblici, che bisogna diminuire qua, bisogna dire di là, io ho risposto con una frase che vi prego di meditare. I clienti bisogna pagarseli. Questa è la chiave di volta, non l'ho detta io, l'ho imparata da un ingegnere trentino, anzi di Malesia, Cristoforetti, giovane, che ha una fabbrica di depuratori in Svizzera. E allora lui mi ha detto, caro Trattamanini, i clienti bisogna pagarseli, è inutile che voi facciate tante storie che non vogliate pagare le tasse. Le tasse sono un pagamento che voi fate alle persone che vengono a comprare da voi e che vi danno lavoro, perché se non ci fossero i 17.000 dipendenti della provincia, dei carabinieri, tutta quella gente lì, voi altri, le farmacie le sere, i supermercati sera e tutti chiudono. Allora è un circolo, il denaro deve essere speso. Per essere speso abbiamo bisogno di gente che ha stipendio, abbiamo bisogno di gente che lavora e di gente che paghi le tasse per poter tenere in piedi questa struttura. Se poi mi si dice che tutto deve funzionare come gli orologi svizzeri, perché questo ingegnere mi ha detto una cosa, dice guardi in Svizzera lei può dire tutto, ma guardi fanno delle strutture che non servono magari a niente, ma quelle funzionano. Mi diceva per esempio che c'è un istituto per i prati dei giardini e loro hanno un istituto apposta che studia i prati, però funziona perché se l'erba è più alta, meno bassa, se è un'erba più resistente, meno resistente, però è un istituto che potrebbe anche non esserci. Ma il fatto di avere quell'istituto significa avere 50 persone che ci lavorano, 50 stipendi, 50 famiglie, 50 soldi che entrano nel circolo, che sanno dove vanno, e cioè vanno negli acquisti e quindi danno produzione. Poi l'altra domanda che viene a tutti quanti, debito pubblico. Allora, ma scusa, sto debito pubblico e continua a aumentare, bisogna a un certo momento fermarlo, dice per forza che bisogna fermarlo il debito pubblico, più avanti che non si può andare. Ecco, allora, se questo debito pubblico bisogna fermarlo, non bisogna neanche che la gente chieda l'aumento di stipendio, ma dice, lo sai dice cos'è il debito pubblico? Allora, di la verità, io sono rimasto un po', non ho saputo dare la risposta, così, tac. Ma il debito pubblico è una cosa, cioè lo Stato a un certo momento ha bisogno di soldi. E allora cosa fa lo Stato se ha bisogno di soldi? Quel che fa la banca. Quello che fa la banca con i libretti di risparmio. Allora che si cita di, se te mi dai 2 soldi, io ti do l'1% di interesse, ti do il 10% di interesse. La cosa interessante che mi è emersa è la famosa spread Parigi, giusto? Spread. Allora, questa parola sprezza che mi suona male, c'è una parola italiana che è molto semplice, differenza. Non potrebbero dire differenza. Allora, lo Stato italiano chiama i cittadini a raccolta e gli dice, sentite signori, io ho bisogno di pagare tutti questi impiegati che sono i clienti che vi fanno lavorare. Come faccio? Dove vado a prendere i soldi? Ah, ma sei qua, te li prestiamo. E cosa mi dai? Ti do il 2%. Vabbè. Poi ti do il 3, ti do il 4. Nel momento in cui vengono dati questi soldi, i cittadini italiani comprano i famosi bot, buoni del tesoro, ordinari del tesoro, la parola esatta non lo so, dai, mi aiutate voi, buoni ordinari del tesoro. Allora lo Stato dà, ma non li dà solo all'Italia, qui è il nocciolo. Questi soldi, a un certo momento la Cina magari... perché non aiutare lo Stato italiano? E presta soldi, e lo Stato gli dà i bot. Allora, lo Stato chiede soldi, ma non solo ai cittadini italiani, li chiede a tutto il mondo. Allora, il debito pubblico italiano consiste nel prestito che vari stati, cioè che varie popolazioni, mi piace di più, di vari stati, hanno dato all'Italia. La differenza che c'è tra quello che lo Stato italiano dà a coloro i quali gli prestano i soldi e
quello che lo Stato tedesco, la Germania, dà ai suoi cittadini che prestano soldi alla Germania, è questa una differenza. Cioè, se lo Stato italiano dà 50 e lo Stato tedesco dà 1, questa differenza del 49% è il famoso spread. Allora, se questa differenza tra quanto lo Stato italiano dà di interesse come premio, come regalo, quello che avete, a quelli che gli prestano i soldi, non deve essere molto alta, perché se questa differenza è troppo alta, il debito pubblico non va bene. Come si fa ad abbattere il debito pubblico? Anche io, caro Stefano, che domanda, vengo a farmacia che davo i soldi. No, il debito pubblico si abbatte nel momento in cui la produzione nazionale, cioè tutta la produzione del mondo, parlo dai carabinieri, se vuole, a chi fabbrica scarpe, a chi fa televisione, a chi vende medicine, giù di questo passo, se questa produzione è molto alta, c'è anche una tassazione. Allora, i cittadini producono sempre di più, se producono di più pagano anche di più, o dovrebbero pagare di più, non come in Sicilia che aveva visto ieri sera virus, che meglio che non abbia visto perché ho ancora tutto sullo stomaco. Voglio dire, in questo momento lo Stato deve abbattere il debito pubblico. E come lo abbatte? Nel momento in cui il prodotto interno lordo, che sarebbe la produzione di tutta la macchina economica del paese, che va dall'artigiano a quello che è, paga le tasse. Le tasse che si prendono dalla produzione in aumento della macchina economica del paese serve per diminuire il debito pubblico. Perché? Perché il debito pubblico è fatto perché lo Stato non ha soldi a sufficienza, non avendo soldi a sufficienza li va a chiedere in prestito, a seconda di che cosa dà ai cittadini di interesse per il debito che lui ha nei confronti dello Stato e per il piacere che i cittadini provano incassando più soldi, prestando soldi allo Stato, questo praticamente è il debito pubblico. Ripeto, la differenza che c'è tra quello che dà lo Stato italiano ai cittadini del mondo che gli prestano soldi e quello che dà lo Stato tedesco ai cittadini che gli prestano soldi si chiama spread. Ragazzi, non so se ci sono riuscito perché sono cose al di sopra delle mie capacità, ma il merito non è mio e si chiama Stefano Brancaccio. Allora ricordatevi che i clienti bisogna pagarseli.